Sono arrivati stamattina al porto di Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo, oltre 900 persone di varia nazionalità. Hanno ricevuto subito assistenza i 904 migranti, di cui 697 uomini, 147 donne, 3 in stato di gravidanza, una sessantina di minori, molti bambini e tanti nuclei familiari. Già attivato il piano di trasferimento verso le altre regioni predisposto dal Viminale, a Reggio restano un centinaio di persone, di cui una trentina di minori non accompagnati. 66 sono i migranti in cura per la scabbia e ci sono anche altre 25 persone sotto trattamento per eliminazione dei pidocchi. I paesi di provenienza dei migranti sono Marocco, Libia, Nigeria, Sudan, Eritrea, Somalia, Costa d'Avorio, Siria, Palestina e altri paesi del Centro Africa. Le attività di primo soccorso ed assistenza coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria sono state prestate dalla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Comune Capoluogo, Provincia, Capitaneria di Porto, Azienda Ospedaliera, USMAF, SUEM 118, Associazioni di Volontariato, Coordinamento Ecclesiale e Croce Rossa Italiana. Al momento dello sbarco i migranti hanno infatti ricevuto le prime cure sanitarie necessarie da parte del personale medico. La maggior parte di essi è già stata trasferita in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Campania, Abruzzo, Marche, Liguria e le province autonome di Trento e Bolzano.